do your ass for it. Andiamo di nonno, ma che stai sordannato? Io questo muratore non muori da fare, e te la vieni con me, come se possibile, io non ci posso fare proprio niente. Un po' di pazienza e vedremo di sistemare per tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Ari, c'è il posto. Posto. A Tacchino. Stai da presentare al centro affissioni. E dai sta carta e te porti il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi. Ci sono due posti per tornitori, ma qui i tornitori non ce ne stanno. E se io non sono tornitore devo seguire a stare qui a fare la muffa. Oh, e che te vuoi sfogare con me? Ari, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è sta scritto per lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no? La posso avere fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non te viene. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a piedi. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei di un'altra categoria. E cambia la categoria. Ma non se può. Allora, Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fammi accoglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sto aspettando altri due anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è da fare. Mi presento. Eccomi. C'è, Cataldi. Eccomi. Ma la vale per due giornate al cantiere del tufello, se te va. No, no, a capo non me va, ce l'avo tutto. Non c'è niente. Ma che, per il posto fabbrica io li posso. Mari. Che è successo? Ma dimmi se non so disgrazia. Che c'è a tu? C'è il posto e non lo posso prendere. Il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi tanto, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E beh, se rimedia, Antò. Che non si può rimediare? Ma che te vuoi rimediare? Ce l'ho la bicicletta. Subito. Se non mi presento subito, il posto se lo via un altro. Che se può fare allora? E che vuoi fare?
Buongiorno, signora Rizzo. Buongiorno, signora. Non te la dovevi impegnare sta bicicletta, Antò. Perché te mangiavi? Fate sì. Mannaggia a me quando sono nato. Non ti fa sentire. Vi ha voglia di buttarsi al fiume? Vi ha voglia. Ma che fai? Se vuoi dormire pure senza lenzuola, no? Sono lenzuola. Sei pezzi. Sono di lino, lino e cotone, roba buona. Roba di corredo. Sono usati. Quattro sono usati. Due sono nuovi. Quanti pezzi sono? Sei. Tre matrimoniali e tre alla piazza. E tre. 7.000. 7.000? Non si potrebbe fare un po' di più. Sono usati. Sono usati. Beh, metti dentro sta roba. 7.500. Nome? Ricci. Ricci Maria. Palmelaina. Scala H, interno 1. Interno 1. All'ufficio collocamento di Palmelaina. Ah. Prendi servizio domattina, vai in magazzino e fate dalla roba. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Addio. Domattina alle 7:15, hai capito? Non dormi. Com'è andata? È andata bene. Hai dovuto aspettare Marimma tutta a posto. Che c'è qua? C'è lavoro pure per te. C'è da cingere il setolino del berretto, c'è me palla.
Via qua, guarda un po'. Ognuno c'ha lo scomparto suo. Lo vedi quanto è grande? Pensa, prima davano pure le scarpe. Però la quindicina è buona. 6.000, più la segni familiari. E poi ci scappa pure lo straordinario, dai, glielo arrivo. Antò, che mi fermi un momento in via della Paglia? Che hai da fare? Niente, si tratta di un momento, devo passare da una che lavora. Da una? Sì, da una. Fermati un po'. Ma chi ci sta qui? Te l'ho detto, quella. Faccio in un minuto. Ma chi? Ma vengo. Ma che noi? Sbrigate, È mio? No, è mio. Vuoi dire che è mio? No, ma guarda che è mio. Dai, dai, no, stavo 5 a 30. No, 5 a 30. No, 5 a 30. Portiere? 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 Scusi, sta qui la Santona. La Santona? Sì, quella che vede. Non lo so. Proviamo al primo piano. Proviamo. Sta qui la Santona? Sì, porta in fondo. Come faccio a muoverlo? Che non si può muovere. Che devo fare? Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce. Dammi la luce. Tuo figlio salterà dal letto prima che le foglie cadano. Che vuol dire che cadono queste foglie? Vuol dire che tuo figlio in autunno salterà. Mari. Andiamo via via. No. Mari. Io. Andiamo, cammina. Dammi. Ma che stai a fare? Ma niente, io do da 50 lire. Andiamo via via, non fa la scema. Mi disse che il posto l'avresti trovato. L'hai trovato e io voglio far dovere mio. Ma vengo dentro e gli dico quello che penso. Ma sì, vabbè, andiamo, andiamo. Ma non è possibile che una donna come te, che ha due figli, la testa sulle spalle, debba pensare a ste fesserie, a ste imbrogli, a ste fregnacce. Io non lo so. E mo che fai? C'hai proprio i soldi da buttare via te. Ma io non so che ti sei messa in testa. Che razza di donna. Ma non te li puoi spendere meglio a tesoro? Beh, io sono riconoscente. E che me l'ha fatto trovare lei a posto? Ah, andiamo, va. Cammina su. Andiamo a casa, scemo. Sbrigate, Bru. So già le 6:30. Non si può pulire la pelliccia, sapete? Come le tengono, io gli avrei detto. Mica riparti le riparazioni! Ma te vuoi star zitto? Sì, mi sto zitto, io gli avrei detto. È pronto il berretto, Marie? Sì. Che ci hai fatto? Fittata. Fatte vedere. Ammappede. So bello. Mi pare il poliziotto.
Au. Sta fermo, no, che mi fai male. Sta fermo. Ai. Sta buono che mi svegli la ragazzina. Pietro. Frittata. Che c'è?
sbagliato, eppure ero proprio convinto che avessi preso l'altra parte. Vabbè, mo ricordi domani. Che io mi fa. Girate Roma. E posso dire io che manco la conosco. Ma se portato la matricola, i connotati. Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare biciclette. Ma allora che la faccio a fare sta denuncia? Può servire. Metti che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via. Chiama un agente e sei in regola. Novità, brigadiere? No, niente, una bicicletta. Grazie, buongiorno. Allora mi devo arrangiare da me. Va bene così. L'hai fatta la denuncia? Va bene così. Buonasera. Buonasera. Thank you.
qui non è questo un edificio di collocamento. Se il lavoro non ce n'è, la gente non si colloca. Del resto noi come cellula abbiamo fatto presente alla cosa in sezione e alla Camera del Lavoro. Con i sussidi non si risolve niente. Il sussidio umilia il lavoratore, si consuma in un momento e lascia il tempo che trova. Qui ci vuole un grosso programma di opere pubbliche e in fondo anche oggi al comizio che cosa hanno detto? La stessa cosa. Da noi non vi potete aspettare miracoli. Noi stiamo sempre con gli occhi aperti. Restate zitti laggiù. E lui è... Appena c'è una possibilità di sistemarle, noi non la lasciamo passare sicuro. Sì, lo so, avete ragione. L'essenziale è trovata a lavorare. Quando uno lavora, il mondo comincia a funzionare. Se me volessi bene, veramente non me facessi profugnata, gente, mo vengo, gente. Ma che fai? Beh, te cercavo, t'ho da parlare. Che c'è? M'hanno fregata la bicicletta. Te posso. E dove l'hanno fregata? A Florida. Intanto che attaccavo. E come hai fatto? Ma è d'aiutare, Paio. La devo ritrovare, sta bicicletta. È una parola. Scusa un momento. Ah, Paio, stammi a sentire, se no qui facciamo mezzanotte. Te sento, te sento. Se me volessi bene, veramente... Zitti tutti! Non mi facessi sfrugugliare da gente. Hai capito? Ho capito. Gente, gente, gente. Ma faccio, ma che sono scemo? Provate voi, che mo vengo. Mannaggia la miseria, che non se la più. Non ci rimane che Piazza Vittoria. Ma bisogna arrivare lì di notte perché bisogna essere prima. I ladri se ne sbolognano subito e le biciclette mica se le tengono a casa. Non c'è che tenta lì. Anto. Maria. È vero. Non cominciamo con le lagne. Non sono venuta a casa porta e non senti l'Agni. L'Agni? E chi fa l'Agni, scusa? Non è mica una notizia di tutti i giorni. Hai fatto qualche cosa? L'hai cercata? Non pianga così. Mi pare una ragazzina, mi pare. Non è mica la prima che si ritrova. Di cambiare le orselline e il manubrio. Ma quella sul mercato domani mattina c'è da stare. E sì, c'è sta. Ce la riportiamo a casa, Anto? Sarà che stanotte dormirete un po' meno. Ma l'importante è che la ritroviamo. Stia tranquilla. Signorina, potrei avere un'ora di sapere cosa fa quest'oggi? Ma la passeggio con la mia amica. Ma non potrebbe venire a passeggio con me? No, perché c'è la mamma. No, così non va. O ve ne andate voi o ce ne andiamo noi. O si prova o si parla. Dimmelo tu, Meniconi. Ma c'ha ragione, ora che deve andare. Ma che c'è fare dai davanti da vostre robe? Vedete che qualche cosa si farà. A domani, Paio. Buonasera. Buonasera. Mi raccomando, signore. Buonasera. Fai tanto le carte, sennò non andiamo più via stamattina.
siamo arrivati con quel carrettino là in mezzo. Avete caricato Baiò. Là? A Baiotto qua. Ma vengo, amico, vieni un po' qua. Vieni pure te a Bagonghi. A proposito, che marca era? Fido, attivo le 0-1935. Se può dire che la conosce meglio lui di me. Beh, meno male, almeno se dividiamo il lavoro, perché sai, qui smontano tutto. Ah, Bagonghi, passiamo da sta parte. Ah, anzi no, passiamo da quest'altra, che è meglio. Allora voi altri due vi occupate solamente delle gomme. Tu devi dell'aria e ragazzino le pompe e i campanelli. Andiamo, ma sì. Fides, te l'aglio Fides. Ho capito. Ecco qua. Adesso guardiamo con la pazienza pezzo per pezzo. Quando l'abbiamo trovati tutti, poi li rimettiamo tutti insieme. Oh, ma sveglio Paco, sta in campana. Ecco qua. Qua c'è la verdura, ma a noi non ci interessa. Ma noi camminiamo così tra i banchetti di questa parte. Senza far vedere che siamo l'indagine, eh? Camminiamo così indifferenti. Eccomi, le cose stanno sistemando. Non ve li dicchi roba di porto. Beh, io che scommetto che la ritrovo. Ma ci mangia il fegato io, figurati. Abru, tu occupati solo dei campanelli delle pompe e nient'altro. Se trovi qualche cosa, fischia, eh? Mi raccomando. Voi state stupendi con me. Andiamo. Vieni. Abru, no. Mi raccomando, eh? Sì. Se la troviamo faccio una pazzia. Andiamo. Bianchi 25. Bianchi 25. Bianchi 25. Vabbè, poi parà bianca. Cosa? Ne ha altro. Questa è una linea nuova. Da tre giorni che l'avevo comprata. Dai. Ragazzi, fila, fila. Non dormi, Paco, fide. Che stavo a comprare? Adulto le mamma. Allora vuoi litigare? Ah, arrivati. È inutile che stiamo qui tutti quanti insieme. Anto, tu guarda delle rote. Bagonghi guarda i telari e il maschietto le pompe con i campanelli. Io me ne vado per conto mio. Vernice fritto. Sì, vabbè, ma devo guardare solo il numero della matricola. E che ci fai col numero della matricola? Che te compri il numero? No, non si compra il numero, ma va a vedere il numero del telaio. E se io lo voglio far vedere? Poi vado a chiamare la guardia e poi vedi. E va a chiamare chi te pare, va.
Ma perché? Che è roba rubata? E chi ha detto che è rubata? Voi ci avete l'obbligo di far vedere il numero a chi io lo vedete. E tu mi fai vedere il numero delle scarpe tue? No! E io non ti faccio vedere il numero della bicicletta mia! Ma che ci fa chi tu? Ci giochi all'otto? No, non ci gioca all'otto. Proprio non lo voglio il campanello. Lo senti come sono bene mezz'ora che stai qui? Lo compri il campanello, eh? Lo vuoi? Sì. Quanto costa il campanello? 150 lire. Lo vuoi? Senti, senti quanto fa bene, senti. Lo compri. Tu hai fatto la denuncia e sei a posto. Fai vedere sto telaio. Andiamo a dire, leve del tizio. Se può più lavorare in pace. Che non ti fidi manco di me? 12.024. È la tua? Lo straccio si è sporcato. Ma non è questione di fidarsi. Un disgraziato che gli hanno rubato la bicicletta avrà pure il diritto di guardarlo. E guarda, chi è tuo proprio? Si può anche sbagliare. Amico, a Piazza Vittorio c'è tutta gente onesta. Che? Ah! E là sto bene. Fide, ricordate di Fide. Che sto a fare? Quando stanno qui? E stanno vicino ai carettini. Mi sa che qui non c'è più niente da fare. È difficile. Vuoi qualche altra cosa? A blu, non te devi più muovere da me. Andiamo. Tanto molte facce accompagnate da lui a Porta Cortese, noi rimaniamo qui, dammo una guardata ancora. Ma io dico che è meglio qui, casomai a Porta Cortese bisogna andare stamattina. Facce subito, va. No, monta, va con lui, va. Piano. Va. Carcerato. Se vengono sotto la macchina e te ne accorgi. Ma guarda l'acqua che ti agita. Guarda quanta le mani. È inutile tutta la domenica la piove. Ma che hai fatto? Sto cantando!
che pulisce. Centurino, dai. Per oggi è tutto. Ma che ce faccio? Ti vediamo. Ma che ce faccio? Scusate, le volevo chiedere una cosa. Quel giovanotto che era con voi, ci vorrei parlare. Dove lo posso trovare? Quel giovanotto? Quello che era con voi. Quello che se n'è andato in bicicletta. Perché? Che l'ho fatto? No, niente. Ci vorrei parlare per una cosa mia. C'ho una certa urgenza. Ma che vedevo dire? Non lo so. Non lo so. Ma quel giovanotto che era lì, con voi, sotto l'arco. A voglia, giovanotti, a Porta Portese sotto l'arco. No, via qua. Ma io parlo, non devo avere calla. E lasciami vedere. Io ci devo parlare. Ma lasciami vedere. Ma ragazzi, fermi un po', guardate un po' che state, vedi, un po' lo disgraziato va per i fatti sui, manco giù, guardate un po', porco mondo. Buongiorno.
È tardi, bisogna essere qui prima delle 10, non lo sapete. E che ne so? Ma non ho detto che era sempre aperto. Su, su, non perdete tempo, andate, andate. Avete portato soltanto i ritardatari. Era la barba, vi dovete fare i capelli. Per fortuna molti l'hanno già fatto. Ma questa lo sapevo, finiremo per far tardi. Vede, signora Miziano, ancora quattro barbe e quattro capelli. Solo barbe e capelli. Io solamente i capelli. No, 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 per oggi basta. Signori, è la finestra? Dopo, dopo, le capelli bisogna... Chi è venuto qui per la prima volta sappia che le gavette vanno portate nel cortile. Ecco, dunque, avanti, avanti, presto. Su, su, non perdiamo tempo. Bravi così, benissimo. Andiamo, presto. E con questa barba è finita. Allineatele, allineatele, un po' di ordine. E che poi non succeda come l'ultima volta. Ognuno dopo deve ritrovare la propria gavetta o il proprio bidone. Quasi, quasi, mi faccio fare la barba. Sì, fatti la barba tu. No. Allora vieni in chiesa. Vieni. Tu vai in chiesa. Avvocato, ne ancora per molto? No, ho quasi finito. Ho questo. Ah, è questo. No, io no. Allora possiamo incominciare? Sì. Avvocato, qui no, per favore. Mi devo far crescere il pizzo. Attacca quest'altra parte. Presto, presto, reverendo, il sacerdote aspetta. Lascia, avvocato, è troppo tardi. Sì, ci vorrebbe altro su, qui. Su, ecco, andiamo. Bambino, vieni. Ma mi parli di piso, di piso, di villata, ma che ne sono questi fatti qua? Non so niente. Pagina 6. Io voglio uscire da questo luogo santo. Io voglio uscire da questo luogo santo. Sentendomi purificato nell'animo. Sentendomi purificato nell'animo. E rasserenato nello... È un affare che interessa pure lui. C'è da guadagnarci qualche cosa, tosta. Ma che sei obbligato a dire tutta la gente? Sì che sei obbligato. E se non me lo dici da porto un questore. Ma che ho fatto? Che c'è che vedi qui? È da ripercorrere... Ma lasciale perdere, come si fa? È da ripercorrere le strade del dolore e della privazione. Tu mi devi dire, tosta e basta. Che ci rimetti? Mica ce l'ho con te. Anzi, sono disposto pure a darti qualche cosa. Che si mangia? Pasta e patate. Allora me lo dici? Guarda che se ti porto in questura è peggio, dice rimani. Dove sta? Beh, l'abbia della campanella. Che numero? Mannaggia. La miseria, mi pare è il 15. Allora mi ci accompagni. Io? Sì, tu. Ma non ci puoi andare solo? No, o me ci porti tu, o te ci porto io con le guardie. Perché mi sono stufato da state qui a pregare. Hai capito, sì o no? Silenzio, silenzio. Se non state zitti vi faccio cacciare via dalla chiesa. Allora mi ci accompagni? Ma sì o no? Ma io non mi accompagno da nessuna parte, davvero, andate e lasciami. Ma tu che ci rimetti? E va, te ne fa messo via. Guarda che perdo la pazienza. Ma perdi la pazienza per dire quello che ti pare, che me ne frega a me. Te posso inammazzate? Via via.
te ci porto con le guardie, eh? Ma forse mi ci portiamo che te sei in colla che me ne frega a me. Au, me ci vuoi portare? Au. Bisogna che la pianti, sai, se no ti può vedere il diavolo con cannina. Andiamo, cammina. Se lascia vedere. Andiamo, cammina, non fa storia. Ma lascia vedere. Te non vengo in sua parte, capito? Mo te faccio vedere. Ma che me fa vedere? Andiamo, cammina. Ma lascia vedere. Anna. Almeno il bidone mo farai via. Sì, vabbè, ma te ci accompagno io. Andiamo. La volta che potrò mangiare Cristiano. Li fermi. Ehi, dove andate? Non si può andare. Io con questo qua, vado a fiammi. Dopo. Signori, è venuto un uomo, sì. No, non è venuto nessuno, e poi non è ora. Ragazzi, mettetene un po' di più, lì. Ecco, così, o meno in quell'altro. Ma insomma, si può sapere che cosa volete? Voglio uscire, è chiuso, di lì non si passa, la chiave c'è all'avvocato. E poi fatemi il piacere di non fare baccano, perché qui siamo in chiesa, bisogna... Non è questo il conteglio da tenersi in chiesa. Venite via, venite via. Fermatevi. L'ho da trovare, è qui, l'ho da trovare. Siete venuti per la messa o per fare chiasso? Ma cosa volete, insomma? Io sto cercando un vecchio che era qui. Gliel'ho detto, dopo. Non sarà mica volato. Non sarebbe la stata una piena minestra. E stai zitta pure te. E mo che fai? Mannaggia. Anna, vuoi abbinare? No, ce voglio io. Anna, voglio via. No. Vuoi venire o non vuoi venire? No, non voglio venire. Bruno. Anna, muovete. Ma guarda che razza tre cazzine. Anna, no. Perché mi hai dato? Perché te lo meritavi. Anna, mo cammina. No, non ce voglio dire, vattene via te. Ah, ti muovete. Ti impiccione. Vabbè. Ho messo il socero. A casa io dico io a mamma. A casa fammi i conti. Tu aspettami lì a fronte, non ti muove. Vito. Vado a cercare quel vecchio. Thank you.
fatto niente? No, si è fatto niente. Mettiti la giacchetta, che sei sudato. Mettiti. Dai. Su. Sei stanco? Mettiti da sede. Tanto che vuoi fare? Adesso andiamo a casa. Mettiti a sedere. È una buona squadra il Modena. C'è fame? Mangeresti una pizza? Andiamo. Andiamo là. Morto, ammazzato, per morto, ammazzato. Ma chi ce lo fa fare sta qui a tribolare? Andiamo, vieni. Via, fammi mettere la sedia. È nato l'ubriaco. Non pensiamo a niente. Ci ubriacamo, va. Cameriere. Dico. Senti il signore là. Ne puoi dire? No, un litro e una pizza. Qua pizza te ne fanno. Come non se ne fanno? Questa è una trattoria, mica una pizzeria. Beh, allora voglio mangiare. Magna? E che non magna? Cosa vuole? Vuoi una mozzarella in carrozza pure te? Sì, stappare. Due mozzarella in carrozza e vino subito. Sono contro a migliare. Mo ci mangiamo queste due mozzarelle e a te ti faccio portare pure il dolce. Sei contento? Una guardata che ha sempre restato con la bocca impressionata. Sì, una guardata, sì. Sì, un'impressione, sì. Fa due anni, mo chi è stata che ha cogliuto buono te? Il tuo battellino, lì, con battè. Infatti, come la devi stuare? Dove c'è il lennire lì? Poi a mi giro, Antonio, se me ne re. E che non devi? Bevi, bevi. Perché ti ragionamo, che ti faccio che ti faccio. Se ti vedesse tua madre che ti faccio bere. A tuo passo non crano, non crano a te. Ma noi famo quello che c'è fatto. C'è sempre crano che la gira il voto se, gira il voto se, la tua chiamma si contuone, la tua chiamma per poi si, lo fa se ni ni, ni ni, come che. Oh, mangiamo e via. Tutto si dimentica, meno che la morte. Thank you.
bisognerebbe guadagnare un milione al mese. Magna, magna, ci pensa. Ti piace? Fate conto che con gli straordinari vi è molto rovino. $12,000 di fisso, ti è, scrivi un po' tu. $12,000 di fisso. Più 2,000 di straordinari, più l'assegni familiari, fanno $800 al giorno. 800 per 30, fa un po' il conto. Che vuoi di più? Meglio di così. E uno ci deve rinunciare. Io non ci voglio rinunciare. Capisci che bisogna ritrovarla, perché sennò non se magna. Che... Perché dovremmo da ritrovare quelli là? Sì, quelli. Quelli non si fanno vedere più, là. Mica la ritrovamo con le candele di tua madre. Mica la ritrovamo con i santi. Notizie sportive. Oggi domenica, come di consueto, su tutti i campi calcistici d'Italia, le squadre si incontreranno per le partite in calendario. L'ansia dei tifosi è rivolta naturalmente al campionato di calcio di Serie A. Ecco le partite che verranno disputate oggi. A Roma, il Modena incontrerà da Roma allo Stadio Nazionale. Porta in fondo. Senti perché sì? Dottore Gattino, mi dispiace che capisco. Maria, senza paura, devi dir tu come al confessore e vedrai. Magari. Magari forse. Santa Madonna mia. Quella sì e quella no. Semina in altro campo. Mi intendi? Capisci cosa voglio dire? No, non capisco. Ma come fai a non capirlo, ragazzo caro? È così facile a capirsi. A che serve zappare se il terreno è ingrato? Zappi e non raccogli. Capisci? Veramente non ci capisco niente. Quella non te va bene, te la devi scordare. Sei brutto, figlio mio. Sei brutto. Ce ne sono tante le donne al mondo. Tu zappa e semina in altro campo. Ti piace? Mamma, sei fredda? T'hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito, o non la trovi. Hai capito?
o la trovi subito, o non la trovi proprio più. D'accordo? Subito dopo. Io non so più. Che vuoi che ti dica? Non so che dite. Vai e cerca di intendere. O la trovi subito, o non la trovi più. Adele, che c'è da dirmi oggi? Mi pare che sembri altro tempo. È la cruda. Tu non gli dai i soldi. Se ti fosse fatto di prendere, e il prendere. È chiuso, le signorine sono a pranzo. Quando è chiuso per tutti. Avete capito? E guarda un po', ma guarda. E mamma mia, un bambino. E non lo sapete che non si può entrare. E chi c'è, come chi c'è là? Essi che non si può entrare. E come va? Vorrei sapere dove va. Vieni via, andiamo. Perdere, ok? E vai, ci casi. Ancora sta qua. Ma muovi.
Tranquillo, io sto qua, c'è niente da nascondere. No, tu non te ne vai, mica sono scemo. Hai capito che non te ne vai? E pianta, non mi tocca, ma chi ti ha mai visto a te? Levatemelo davanti. Alfredo, Alfredo! Guarda, è meglio che te ne vai. Hai fatto un bel capolavoro, ha fatto. Che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuri. Non si può mica accusare la gente impunemente. Alfredo, attenti alla testa, che non batta la testa! Guarda, è meglio che te ne vai, che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuro. Perché a parte di essere groppiato, c'è pure il pericolo della querela per calunnia. Basta pregare pure il porta, poi vieni qua a baccagliare. Ma che te butta di abbasso? Mi piacchi, ma mette del centro. Non ce l'hai là, non lo so. Siete tutti là. No, vuole il portare calore a quello là. E il barucco. Dov'è quello della bicicletta? Ma che fa la bicicletta? Eccolo lì, sta a fare la commedia. A quale commedia? Non vedete, sto poveraccio sta più dell'anche di qua. Sto qua, gliel'ho detto, va in questura, c'ho niente da nascondere. Che c'è da dire per mio figlio? E mio figlio è incensurato. Tutti lo conoscono qua, tutti lo fanno testimoniare. Dice che c'ha il cappello da tedesco. E questo che te? Ne è tedesco. Anna, mattate tu. Ma se non si commuove. Abbrigati, ma questo sta più all'ospedale che fuori. E allora ci accompagni lei, su. Ma per carità, è casa di brava gente la nostra. Venite, venite. Io gli darebbe querela per diffamazione. Ma che volete la mia ragazza? Me l'ha fatto mai male la mosca. Qui se fa presto a vedere. La casa è tutta qua. E c'è stato un quattro. Lui. Dorme qua. Guardate sotto al letto se ci sono le biciclette. Qui c'è tra mia figlia, un'altra ragazzina e io. Oh. Invece deve venire a offenne. Dati in posta a quel poveraccio che è tanto tempo che cerca di lavorare. Anima benedetta. Sto copertoni di mio cognato. Una 1100 che c'aveva. Affittava. Guardate, guardate sotto al letto. Guardate se ci sono ste biciclette. Senti un po'. Hai nessuno che possa testimoniare? Io posso testimoniare. Vuole uscire un momento, signora? Parlate un'ora, due, tre, porta stai a me. Da solo ti puoi essere sbagliato. Sei sicuro di averlo riconosciuto? E come no? Sì che l'ho riconosciuto. Vieni qua. Guarda un po', vedi? Quelli sono tutti testimoni a favore suo, perdi tempo e di queste storie ne vedo tutti i giorni. Ma l'hai proprio visto di faccia? Sì, l'ho visto mentre scappava. Di spalle allora? No, ho fatto tempo a vederlo, perché... Sì. C'era gente? Sì, c'era. E non puoi citare nessuno come testimonio? Avevo altro da fare che piglia il nome della gente. Ma che vuoi fare allora? L'hai visto proprio in faccia. Non c'è nessun altro che lo riconosca. Che vuoi fare? Puoi aver ragione, ma ti manca la prova.
E se per caso lui è innocente, so pasticci. Questi o li cogli sul fatto o trovi la refurtiva, se no non c'è niente da fare. Ma io gli spacco la faccia. Allora finisce che dovrei portare dentro te. Se sapesse che vuol dire per me sta storia. Via un po' qua. Mo che sto bene, sono pure disposto a venire in questo. Sei contento, che ha trovato? Che ha trovato? Niente. Sono censurato. Come ti chiami? Alfredo Catelli. Poi fa la denuncia. È censurato, mio figlio, è incensurato. Meglio che te ne vado. Ma che stai male? Yeah.
Pietro, prendi a trambe e va a Montesacro, aspettamela. Ma che sta a fare? Muoviti! Alpamino e Barioni. Alpamino? Alpamino, dove lo portate? Ci andiamo tanti adesso, se no si affolla il commissariato. Ci andiamo io e Pasquale, e basta. Lascia stare, lascio bene. E mo me la cico qui. Non voglio un picci, lascio stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manca la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì. Ma se era per me te ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Ma va. Tira, tira. È meglio che te ne vai, va. Lo ringrazio a Dio, va. Manna. No, l'arbitro ha picchiato.